manda via tutti, vuole l'uno contro uno, vuole quel crossover, due cambi di direzione, mette Jordan nel forno e realizza un jumper dopo averlo letteralmente ubriacato. Philadelphia da quel momento è di nuovo sulla mappa della pallacanestro mondiale e per merito del numero 3 che ha sfidato e dominato Sua Maestà Michael Jordan. Il suo mantra è sempre stato: finché lasci tutto sul campo, quando torni in spogliatoio e ti guardi allo specchio, sei orgoglioso di ciò che hai fatto. E lui non è mai sceso a compromessi su questo in tutta la sua carriera. Sul campo ha sempre dato tutto, così come fuori. Non è mai venuto a patti con chi lo volesse in giacca e cravatta, che non volesse le sue treccine o il suo vestito largo da rapper. Stern più volte lo ha chiamato all'Olympic Tower per provare a smussare i suoi angoli. Ci ha provato Larry Brown, ci ha provato Pat Croce, persino la moglie Tawana ci hanno provato in tanti. Niente, nada, nine. Allen è così, lo prendete coi pregi e con i difetti. È stato il primo veramente a sdoganare la libertà di espressione per quanto riguarda l'outfit. Tutti i vestiari più strani che vedete oggi sono figli solo ed esclusivamente delle battaglie combattute da Iverson. A suon di multe, a suon di articoli provocatori, bersagliato dalla critica e chi più ne ha più ne metta. Poi la libertà di espressione è sfociata anche in un autogol clamoroso come fu il suo singolo 40 Bars che ha fatto davvero andare sopra l'accettabilità alla sticella. For the years, 2G, the rap game changed with one name. Jules aim to slain anything on this plane. Remains are found when the best kept secret get heated. You went platinum with a ghostwriter, so in the game you won, you cheated. My slang banging, you need it. Man enough to pull a gun, be man enough to squeeze it. Damn, you don't believe it. Anything to do with millions, I'ma be with it. Ma questo è Iverson, qualcosa di mai nella zona di grigio. O è nero o è bianco. Ma noi lo ricordiamo per quello che ha fatto in campo. Per 5 anni è stato accusato di essere un mangiacompagni. Larry Hughes non andava bene, Jerry Stackhouse nemmeno, Derrick Coleman figuriamoci. Tutti giocatori di grande talento, ottime qualità, ma che non si sposavano con la logica e l'estro di Iverson. Non è un caso che i migliori compagni siano stati molto meno forti di lui, ma la giusta metà della sua mela, come Eric Snow, un difensore incredibile e uomo di squadra, o Aaron McKee, giocatore essenziale che sapeva fare tutto sul campo, sporcarsi le mani, ma anche essere concreto. Quindi il suo compagno non doveva essere più forte, doveva essere complementare. Tutti dicono, è un perdente. Se non cambia modo di giocare, non troverà mai i compagni giusti. Pensa solo ai suoi numeri e non a vincere. Queste sono solo alcune delle frasi mandategli contro fino al 2001, quando Philadelphia continuava a essere la barzelletta della Lega e prima del suo arrivo aveva avuto addirittura un misero 18-64 di record. Qualche vittoria in più arriva, gradualmente Philadelphia si guadagna un pochino di rispetto a Est e scala posizione su posizione pian piano. Ma il rapporto tra due vulcanici come Larry Brown e Allen Iverson si stava deteriorando di anno in anno. Litigi, mancanze comportamentali di Allen, esagerate pretese di Larry e alla vigilia della stagione 2001 siamo andati a un passo dalla separazione. O lui o me, disse Brown in estate. Il funambolico GM Pat Croce non riusciva più a mediare tra i due e si rassegnò all'idea di cedere Iverson. I Pistons avevano formulato l'offerta, sembrava tutto fatto, ma poi all'ultimo Matt Geiger fece saltare tutto per un cavillo bonus sul contratto. E dopo il destino che ci aveva messo la mano nel giorno del suo concepimento, torna a influire sulla storia di Iverson. E non sarà neanche l'ultima volta. In quell'anno Fila parte bene con Theo Ratliff in centro. I Sixers guidano la Eastern Conference e Larry Brown si siede sulla panchina dell'Est allo Star Game. Quello di Washington è probabilmente il più bello, emozionante, talentuoso e dotato di killer instinct tra tutte le partite delle stelle nella storia. L'Ovest va sopra di 20, la front line Garnett, Duncan, Webber è pura poesia, ma quello è l'anno di Iverson. Mutombo in mezzo a quattro esterni, Iverson guida la rimonta,
fa un paio di canestri fuori da ogni crisma e nel finale Stephon Marbury con due bombe regala la vittoria all'Est nel modo più rocambolesco possibile. Gli americani dicono "If it ain't broken, don't fix it". Se non è rotto, non aggiustarlo. Ma Larry Brown è un irrequieto e quel quarto periodo dell'All-Star Game gli ha aperto un mondo. Gli ha aperto un mondo sul successo dei Sixers, sul potenziale successo dei Sixers. Andiamo ad Atlanta e prendiamoci Mutombo. Sembra una mossa azzardata, ma è la chiave che porta i Sixers ai playoff con il favore del pronostico, perché alla fine l'obiettivo è quello là, è la finale, contro le front line dell'Ovest o magari addirittura Shaquille O'Neal. Quelli sono i playoff di Allen Iverson, snocciola due prestazioni da 50 o più punti contro i Toronto Raptors, e che lo possa fare non ci sono dubbi, ma in gara 7 Toronto non lo vuole vedere tirare. Così Iverson cambia il suo gioco, regala ben 16 assist ai compagni e sull'errore sulla sirena di Vince Carter manca una sola serie alla finale. Contro i Milwaukee Bucks di Glenn Robinson, Ray Allen e Sam Cassell è dura. Fila va 3-2. Iverson nella serie è dominante. In gara 6 Milwaukee vince, ma paradossalmente si condanna alla sconfitta in gara 7. I Bucks sono avanti di 20 e più punti. Tutti penserebbero all'ultimo atto della serie già, invece Iverson no. Ne segna 26 nel solo quarto periodo. Prende una botta terminale da Scott Williams, squalificato poi per gara 7, ed esce insanguinato, ma con la convinzione che nessuno possa più fermarlo. Gara 7 è un dominio, i Sixers annientano i Bucks. Iverson domina ancora una volta, e questa volta sì, è finale NBA. Porta una squadra di onesti mestieranti come Snow, Lynch, che poi è mancato per tanto tempo, Geiger, McKee, Raja Bell, a scontrarsi contro i Lakers, che non hanno ancora perso una partita nei playoff. Staples Center, Los Angeles, California. L'MVP della Lega, sì, perché nel frattempo non solo ha vinto l'MVP dello Star Game, ma anche quello della stagione regolare, arriva con la maglia dei Philadelphia Eagles numero 3 a Palazzo, con un solo mantra nella testa. Mettete via le scope, riponetele nell'armadio. La scopa nel gergo americano sta a significare lo sweep, ovvero il 4-0, che Iverson non contempla nella maniera più assoluta. Dopo il meno 13 di inizio match, Fila rimonta. Lui a metà partita ha già 30 punti sul tabellino nei modi più disparati. Jackson per disperazione mette su Iverson Tyronn Lue, che ruba due palloni e prova a cambiare il match. Una volta esagera però con l'improvvido gesto del 2 col sorriso beffardo sulla seconda rubata ad Iverson. Sembra tornato tutto nelle mani dei Lakers, ma alla fine si va all'overtime. E lei esce bene dai blocchi di partenza, ma poi arriva il ruggito di chi si rifiuta totalmente di perdere. Tripla in transizione, isolamento sul lato contro Tyronn Lue, sì, quel Tyronn Lue di prima, crossover, canestro e passeggiata sopra l'avversario che scivola a terra. Quella è una delle immagini più iconiche degli ultimi 20 anni di pallacanestro. Iverson chiude la partita a 48 punti e l'imbattibilità dei Lakers crolla. È 1-0. In gara 2 Iverson dice a Kobe: "Guarda la maglia nera perché non la rivedrai più, a Los Angeles non ci torniamo". Ed effettivamente non si è tornati perché i Lakers erano davvero troppo anche per un leone come Iverson, finisce 4-1. Non c'è finale che si ricordi una squadra che abbia vinto anche quando ha perso. Quella gara 1 è incastonata indelebilmente nelle menti di tutti gli appassionati che l'abbiano vissuta. E il merito è di Allen Iverson. Dopo che, come due innamorati, Philadelphia e Iverson si sono dati tutto quello che avevano, arriva il triste momento di cambiare. E forse il momento più iconico mai vissuto in una conferenza stampa è quella delle 12 volte in cui ha detto practice. Are we talking about practice? Listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. Probabilmente chi non ha mai sentito questa frase o non ha vissuto quel periodo proprio oppure era cestisticamente su Marte. Sono stati i due minuti più incredibili della storia delle conferenze stampa. E chi voleva fornirceli se non Allen Iverson? Iverson e Philadelphia sembravano indissolubili, una cosa sola, destinati a restare insieme per l'eternità.
E invece nel 2006 i Sixers vogliono, forse devono, cambiare pagina e mandano Iverson ai Nuggets alla corte di Carmelo Anthony in cambio di Andre Miller, Joe Smith e due scelte future. Ma qui subentra ancora il destino. Per i suoi 30 anni la moglie Tawana gli regala tre automobili, una per ogni decina. Una Bentley Coupé, una Lamborghini Murcielago e una Mercedes AMG. La particolarità è che Iverson le tantissime auto di lusso che ha le guida non spesso, quasi mai in situazioni particolari, forse uscite personali qualche volta. Quel giorno esce con l'amico di sempre Gary Moore e prende il comando della Bentley per un giretto in città. A un tratto, da una strada secondaria, spunta all'improvviso un'auto ad alta velocità. All'indistinto sterza, la evita di pochi centimetri, ma perde il controllo della sua auto che sta per andare a schiantarsi contro un albero a lato della strada. Con un altro colpo di rally, Anne incontro sterza e misteriosamente riporta l'auto in carreggiata, schivando l'albero e un impatto potenzialmente letale. I riflessi gli hanno salvato la vita, disse Moore, perché ha evitato un incidente già fatto. Le sue mani sembravano comandate dall'alto. Ancora non ho capito come abbiamo fatto a non schiantarci. Rientrato sulla strada, ha girato la macchina, è tornato a casa, ha abbracciato moglie e figli, conscio che pochi attimi prima sarebbe potuto succedere il peggio. La sua famiglia all'inizio non ha capito il perché di quel gesto, ma ci è arrivata ben presto una volta che ha saputo la storia. Si torna di nuovo in campo. Il gioco di Iverson continua a condizionare le squadre in cui gioca, ma la sua parabola sta inesorabilmente scendendo. E anche qui, come per l'abbigliamento, la capigliatura o qualsiasi altra cosa, non si scende a compromessi. Iverson giocherà alla sua maniera, anche a 40 anni. Chi lo prende deve accettare questo al 100%. E purtroppo non tutti sono più disposti ad accettarlo. Dopo 2 anni a Denver, dove fa scoppiare un caso su Steve Javy, accusandolo di arbitrarlo personalmente e arbitrare in modo condizionante le partite, cosa poi confermata da colleghi arbitri successivamente, ma questa è altra merce, Iverson inizia il suo peregrinare. Prima scambiato a Detroit per Billups e McTice, poi da free agent firma per un anno ai Grizzlies, che hanno un progetto ambizioso, ma il 9 novembre lascia la squadra per personal reasons, che hanno in calcio la scritta «Non accetto di non essere un giocatore da quintetto». L'anno successivo fa ritorno ai Sixers. Dopo una querela con Stefanski, che dapprima non ne voleva sapere di firmarlo, poi accetta e alla fine però vede Iverson dover lasciare la squadra per curare la figlia Messia affetta dal disturbo di Kawasaki. Nel 2010 compie un gesto quasi incredibile e varca l'oceano. Il 26 ottobre accetta l'offerta del Besiktas di 4 milioni netti per 2 anni, vola in Turchia e viene letteralmente devastato dall'entusiasmo del vecchio continente. Gioca 10 partite in cui praticamente tutta l'Europa è ai suoi piedi. Poi torna negli Stati Uniti perché deve essere operato al polpaccio e questo è il suo ultimo capitolo di carriera. Non giocherà più una partita professionistica nella sua carriera. Il 30 ottobre 2013 annuncia ufficialmente il ritiro dalla pallacanestro. Siccome si conosce abbastanza bene, in ottica post-basket aveva aperto un conto deposito che non avrebbe potuto toccare nella maniera più assoluta fino ai 55 anni di età. Una polizza per la vecchiaia perché, come è stato in grado di guadagnare milioni durante la sua carriera, è sempre stato in grado di spenderli. La sua generosità è riassunta in una singola frase: se mangio io, mangia anche chi mi sta intorno, riferito ad amici, parenti, conoscenti, amici di lunga data. Questa è generosità, ma diciamo che oltre a questo Iverson è sempre stato più cicala che formica e il fondo bloccato lo testimonia più di ogni altra cosa. Il post-basket potrebbe essere un problema da gestire se i soldi guadagnati dovessero finire. Il 1 marzo 2014 i Philadelphia 76ers ritirano la maglia numero 3 con una toccante cerimonia nell'intervallo di una partita coi Bulls. Una cerimonia sentita che però mostra un Iverson in difficoltà, che sembra perso o spaesato nonostante il turbinio di emozioni. Si susseguono voci e supposizioni sul suo stato di salute e stabilità personale. Di certo, quella palla di elettricità che cambiava l'ambiente nei palazzetti NBA è un ricordo che rimarrà indelebile, ma sembra lontano dall'Iverson compassato e quasi impacciato che è al centro dell'ex First Union Center. Il 10 settembre 2016 sale sul palco della Hall of Fame assieme
a Yao Ming e Shaquille O'Neal, lo Shaquille O'Neal che gli aveva portato via un titolo, entrando ufficialmente e imperituramente nella storia della pallacanestro mondiale. Ringrazierà tutti coloro che sono stati al suo fianco, chi gli ha permesso di essere in quel momento lì a parlare, e confesserà che in realtà avrebbe voluto essere come Michael Jordan. Le emozioni fisiologicamente hanno sopravvento, ma sembra un Iverson più lucido, più sereno e più in controllo rispetto a 3 anni prima. Le immagini del suo basket, della sua unicità e di quello che ha dato alla pallacanestro sono ancora tra le più viste, ricordate e amate dell'intera NBA. Perché di Iverson ce n'è uno. Il destino ce lo ha mandato per apprezzarlo, amarlo, odiarlo, ma sicuramente per non lasciarci mai indifferenti al suo passaggio.